Lo stress in che cosa consiste? In difficoltà nell'organizzazione del lavoro, questo è il problema. Quindi individuare quali sono le problematiche all'interno dell'organizzazione del lavoro che hanno fatto scaturire in una popolazione lavorativa, perché chiaro non è un lavoratore, è una popolazione lavorativa, lo stress, il lavoro correlato, e quindi intervenire nell'organizzazione del lavoro. Questa, naturalmente, se noi consideriamo che il decreto è del 2008, però proprio la parte relativa allo stress e al lavoro correlato è entrata in vigore nel 2011, quindi abbiamo in questo momento, da un punto di vista dell'applicazione stretta dello stress e del lavoro correlato, delle problematiche, un anno solo di esperienza, almeno anche noi come organismo pubblico di controllo. È il disagio familiare creato dallo stress sul lavoro che influisce nella vita di tutti i giorni. Questo è un fattore anche che si tiene in considerazione della valutazione dei rischi, perché è percettore di infortuni sul lavoro. Il lavoratore stressato è quello pronto ad infortunarsi e magari a farsi male. Purtroppo i lavoratori postali, così come tutte le altre categorie, vivono un momento di grande disagio per le pressioni commerciali presso gli uffici postali, ma anche per le pressioni dovute a questo modo di lavorare, di affrontare il futuro di un'azienda che è anche qui molto precario. Quindi mi pare che questo convegno sia stato proprio anche nei tempi, perché come abbiamo dichiarato c'è anche stato dichiarato lo sciopero delle prestazioni straordinarie e lo sciopero generale del 12 ottobre, motivato anche da questo forte stress in categoria.